sorriso di una regina che stasera aveva cominciato maluccio, però poi la reazione c'è stata. Credo che insomma la svolta sia arrivata al gol di Hernani, poi nel secondo tempo credo che non ci sia stata più partita, avete legittimato il successo. Sì, no, oggi era questa la partita che dovevamo fare. Sapevamo che Perugia è una squadra che gioca bene e ha il suo gioco. Quindi io, il mister e tutti quanti abbiamo preparato questa partita che per noi era troppo importante, ci doveva dare quella svolta che finalmente è arrivata. Sì, magari il primo tempo è stato un po', la prima mezz'oretta è stata un po', diciamo, giocata un po' così, ma poi dopo siamo usciti fuori e si è visto lo spirito che ci abbiamo messo, e secondo me queste vittorie, se non c'è un grande gruppo, non le fai. Quindi secondo me questa è stata la vittoria che ci teniamo stretti ed è per tutti quanti noi. Una volta tanto il VAR, che tanto ci ha penalizzato in questa stagione, ha deciso per degli episodi che non sono interpretabili, sono chiari, un pallone che entra, supera la linea, e la tua posizione regolare. Te ne eri accorto subito? Sì, mi stavo riscaldando sul gol di Di Chiara, secondo me gli ho detto vedi che gol sicuro, e infatti poi ha segnato il gol. E poi su di me, io dentro di me ero sicuro che ero buono, perché ho fatto quel taglio in mezzaluna, mi sentivo buono, però ogni gol che faccio è sempre un casino, sempre 2 minuti di VAR, quindi però dai, siamo contenti e continuiamo così. Può essere la svolta in questo momento del campionato? Io dico, non voglio dire nulla, però è stata una grande svolta, perché nel calcio la testa fa tutto. E adesso ci siamo tolti questo peso e secondo me ora in avanti si vedrà la vera regina che c'è sempre stata. Dopo Genova si aspettava magari un'altra prestazione così importante. Forse non c'è stata la prestazione di Genova, però sono arrivati 3 punti fondamentali per il corso della stagione. Sì, a Genova abbiamo fatto anche una buona partita, però lì è difficile vincere, è difficile portare punti a casa, però devo dire che la partita era stata fatta anche benissimo lì. Ci sono stati 1 o 2 episodi, quello di Gera e quello mio, che si poteva indirizzare magari una partita un po' diversa, però come ho detto prima, sapevamo che questa partita era una partita che ci doveva fare la svolta. Oggi è arrivata e siamo veramente tanti contenti. Un urlo liberatorio dopo il gol, la corsa sotto la curva, sì. Ci voleva. Sì, l'ho sentito tanto, perché sono stati, per me è stato un mese e mezzo difficile. Magari non sto giocando tantissimo come giorno d'andata, quindi per un giocatore come sono fatto io voglio giocare sempre, poi il mister fa le sue scelte, però quando sei chiamato in causa devi entrare e far vedere che ci sei, che dai sempre tutto. Poi io sono sempre del parere che tutto torna, e se lavori bene e ci sei sempre dentro, arrivano le cose. Altre domande? Ok. Bene così? Grazie. Buonasera Simone, complimenti per la vittoria. Una regina che dopo quella mezz'oretta, diciamo che si è ritrovata, è riuscita a conquistare 3 punti pesantissimi. Sì, buonasera a tutti. Innanzitutto volevo, prima di rispondere alla domanda, spendere 2 parole per Gori, un mio collega che purtroppo oggi è incappato in una giornata storta. Già l'ho parlato con lui prima, è un portiere forte. So cosa si prova in questo momento, perché ci sono passato anch'io. E quindi so che tornerà forte, perché lo è, lo ha sempre dimostrato, e quindi gli faccio in bocca al lupo per il proseguo della stagione. E tornando a noi, è stata una vittoria voluta tanto. In realtà l'abbiamo sempre cercata e voluta anche le altre partite, però oggi siamo stati bravi a sporcarci, perché noi siamo una squadra che tendenzialmente cerca di giocare un bel calcio, ma oggi sarebbe stato impossibile, perché il Perugia è una squadra molto fisica, che fa dell'aggressione e delle seconde palle le loro armi principali, e noi, se avessimo giocato come sempre, probabilmente avremmo perso. Quindi è stato bravo il mister a prepararlo in un certo modo, siamo stati bravi noi ad applicarci, e devo dire che abbiamo fatto una bella partita. La domanda te la devo fare, potevi fare di più sul gol del Perugia?
Ma è stata una palla strana, difficile, perché a parte che è stata in generale, credo, una delle partite più difficili che ho giocato per via delle condizioni atmosferiche. Ho patito un freddo incredibile, ma ovviamente non solo io, tutti quanti. C'era anche vento e probabilmente la palla è stata anche allungata al vento, perché al primo tempo ci avevamo contro noi. Detto questo, siamo stati bravi poi a riprenderla e poi, una volta andare in vantaggio, a tenere, perché lo sappiamo benissimo che nelle ultime partite ci è capitato anche di essere poi rimontati. Quindi devo fare un complimento grosso a tutta la squadra, a tutti noi, perché anche dopo, insomma, 9 sconfitte non era facile. Non era facile come magari può sembrare quel risultato, ecco. Canotto ha detto prima che questa è una vittoria del gruppo, se non hai un gruppo forte sicuramente non ne vieni fuori. È la tua idea? Che... Sì, noi abbiamo sempre remato dalla stessa direzione dall'inizio dell'anno. C'è stato un momento difficile adesso che sicuramente nessuno di noi poteva aspettarsi così lungo e così complicato. Però siamo stati bravi a reagire oggi, siamo stati bravi secondo me a reagire già venerdì scorso, perché a Genova abbiamo perso, ma facendo una partita che almeno dal punto di vista dell'atteggiamento è stata buona, però alla fine contano i punti. Quindi di rifo di raffa dobbiamo farli, e dobbiamo farli anche le prossime partite, perché non possiamo pensare che vincendo stasera sia tutto rose e fiori da qua in avanti. Lottiamo e cerchiamo di portare a casa il risultato. Sì, dicevi prima della partita di Genova, dove comunque non abbiamo rischiato oltre il gol. Il cambio modulo, dal tuo punto di vista, dalla tua visuale di portiere, ti ha dato maggiori garanzie? Ti sei disimpegnato molto bene sia a Genova che oggi, perché poi al di là delle indecisioni magari sul tiro di serio hai fatto il tuo dovere, insomma. Hai mai visto la squadra più sicura con questo modulo, oppure dal tuo punto di vista non è cambiato nulla? Ma sicuramente difendendo a 5 ci abbiamo un uomo in più, però lo devi far bene questo modulo, perché non sempre portando più gente in area vuol dire difendersi meglio. Però devo dire che in entrambe le partite, al di là del modulo, quello che è contato e che deve contare da qua alla fine è stato l'atteggiamento, l'approccio alla partita, il cercare di non prendere gol a tutti i costi, che forse avevamo un po' perso nell'ultimo periodo, ma sicuramente non perché non volevamo farlo, ma perché ci sono tante poi problematiche dietro a un periodo no. Poi per esempio gli infortuni che abbiamo avuto, magari il calo di condizione, insomma gli episodi, però il nuovo modulo probabilmente ci ha dato qualche certezza in più. Detto questo, il 4-3 l'abbiamo comunque sempre fatto bene, perché penso che a livello di gioco abbiamo sempre fatto buone partite e forse avremmo dovuto farle meno belle e portare a casa più punti. Esatto, perché poi soprattutto in Serie B è così. Però è anche vero che il mister ci ha sempre detto che il risultato viene attraverso la prestazione. Noi siamo d'accordo con questo e cercheremo sempre di farlo. Grazie.